Avere un'idea è un'ottima cosa, ma è ancora meglio sapere come portarla avanti. Le parole di Harry Ford, il visionario imprenditore di successo americano, stampate sulle t-shirt regalate ai partecipanti, sono un'ottima sintesi del lavoro svolto e presentato dai ragazzi all'ottava edizione del Laboratorio Umanistico per la Creatività e l'Innovazione Luci dell'Università di Macerata, è giunto anche quest'anno alla sua conclusione con il pitch finale, cioè il discorso che lascia il segno in due minuti. Coinvolti una quarantina di studenti e studentesse provenienti da diversi percorsi formativi, suddivisi in sette squadre che hanno lavorato in gruppi multidisciplinari e che hanno presentato la propria idea d'impresa con un breve video ad una giuria di professionisti e docenti chiamati a votare la migliore. Un percorso formativo volto a stimolare e sviluppare la creatività e l'attitudine all'innovazione di studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, con particolare riguardo all'autoimprenditorialità, come lo ha definito la professoressa Francesca Spigarelli, delegata del rettore alla ricerca e ai rapporti con le imprese e coordinatrice del progetto. Sì, oggi siamo alla chiusura dell'ottava edizione del Laboratorio Umanistico per la Creatività e Innovazione, che è un laboratorio che forma i nostri ragazzi, giovani, sia studenti, sia dottorandi o giovani ricercatori, per avvicinarli al mondo dell'impresa, per alimentare in loro la sensibilità verso l'imprenditorialità in tutte le sue forme. Quindi alcuni di loro magari diventeranno imprenditori, altri si avvicineranno comunque all'impresa con una consapevolezza diversa di come, cioè, l'umanista o comunque l'esperto in scienze sociali possa dare un contributo particolarmente importante e forte alle imprese del nostro territorio e alle imprese nazionali. Quindi in questo percorso abbiamo affiancato nei mesi da febbraio ad oggi i ragazzi che hanno lavorato sempre in team per accompagnarli alla giornata di oggi in cui presentano le idee di business o idee sociali che hanno sviluppato, sviscerato, analizzato affiancandoli con degli esperti. Quindi abbiamo fatto un percorso proprio di formazione sia tematica specifica, come si sviluppa un'idea, come si valuta la sostenibilità economica, come la si promuove, come la si può portare ad un livello di immagine anche attraente per raccogliere fondi. Ma la cosa interessante di questo laboratorio è che coltiva le cosiddette competenze trasversali, fa lavorare i ragazzi in gruppo, cosa che magari non sempre può accadere nel percorso universitario, gli fa affrontare delle sfide particolari per andare a raccogliere dati, per poter analizzare il mercato. Queste idee che sono presentate oggi hanno tutto, è un'analisi che viene fatta sull'utente o il cliente potenziale. Quindi insegniamo loro a gestire un progetto imprenditoriale che non sappiamo se si trasformerà in una vera e propria impresa, ma avrà fatto germogliare in loro questo amore per l'autoimprenditorialità e per il mondo dell'impresa. Abbiamo ad esempio appena sentito delle idee in cui dei filosofi in modo molto appassionato illustravano il loro contributo ad una app legata al turismo, ad esempio, o anche in altre idee imprenditoriali il contributo dell'umanista o dell'esperto giurista o dell'economista che si integrano per generare delle idee che sono davvero molto ancorate al nostro territorio e alle nostre tipicità. E poi un'idea vincente può diventare un'occasione di lavoro, magari. Assolutamente, l'idea che vincerà oggi verrà valutata sotto osservazione in questo momento preciso da degli esperti per capire come portarla poi ad un livello di applicazione concreta. Quest'anno per la prima volta abbiamo dei fondi che vengono destinati proprio all'accompagnamento, alla realizzazione dell'impresa, quindi non solo alla formazione per i nostri ragazzi, che è un grandissimo patrimonio che rimarrà per loro. Il corso è completamente gratuito per tutti i 40 partecipanti, ma abbiamo anche un premio concreto con cui andremo ad incaricare degli esperti, dei professionisti per portare la startup, speriamo, alla fase di lancio. Le idee sono tutte diverse, ma che cosa accomuna il lavoro di questi ragazzi, secondo lei? Secondo me proprio l'amore per l'umanesimo e quindi l'imprinting dell'umanista si vede nettamente. C'è questa passione per il territorio, per narrare quello che siamo, per raccontare le radici della nostra regione in una chiave innovativa.
E questo stimolo che ci viene dal percorso credo che sia molto importante per loro e ci differenzia anche da altre realtà. Ad ogni modo volevo sottolineare come questo laboratorio è realizzato anche in collaborazione con le altre università marchigiane, abbiamo dei rappresentanti oggi degli altri Atenei con cui facciamo delle singole lezioni insieme rispetto ai loro laboratori, proprio in questa logica di intersecare competenze diverse e quindi l'umanesimo che si apre, che innova anche attraverso la collaborazione con altri mondi, con altre università. Abbiamo avuto anche partecipanti da università di altri territori sparsi su tutta la nostra Italia. Ecco. A seguire le presentazioni anche il magnifico rettore dell'Università di Macerata, il professor Francesco Adornato. Può sorprendere il fatto che un Ateneo umanistico possa guardare all'innovazione, fare dell'innovazione e della creatività un proprio test, diciamo, è un segno distintivo. E in realtà chi guarda da un punto di vista dell'umanista, il letterato, il filosofo, osserva le cose, il mondo, la realtà, i fatti, i processi dentro una dinamica inusuale, inattesa, che non è quella del tecnologo, dell'informatico, ma è una visione di sistema, come abbiamo visto dalle prove che i ragazzi e le ragazze hanno realizzato. C'è sempre una visione che mostra dietro una sensibilità, un punto di vista sul mondo complessivo, sulla d'insieme è anche complessivo, cioè complessivo nel senso di uno sguardo legato alla complessità della contemporaneità, che ha bisogno non solo di ingegneri o di tecnologi, ma ha bisogno anche di filosofi, di letterati, di giuristi che intervengono in questi processi innovativi, altrimenti sarebbero dei percorsi senza anima. E mentre da secoli, da oltre 7 secoli, l'Ateneo di Macerata insiste, propugna, sottolinea e fa avanzare sempre la centralità dell'uomo e della sua capacità di interpretare il mondo, di porgerlo su percorsi più avanzati. E da rettore immagino sia anche orgoglioso delle idee e di come le presentano i suoi studenti. Sì. Anche questo è un fatto importante, che appartiene alla sensibilità che nasce dalle letture, dagli studi, dalla poesia, dalla letteratura, dall'interpretare un quadro e da guardare una bella giornata sotto occhi diversi. Cioè tutto il bagaglio degli studi umanistici a un certo punto trova un abbrivio nell'idea e nella proposizione dell'idea. E questo è ciò di cui le imprese hanno anche e soprattutto bisogno, e specialmente in questo momento di grande passaggio, di grande difficoltà. La più votata è stata Land Go di Emanuele Cinciripini, Martina Maddalena, Michele Cardinali, Vanessa Baleani, Viola D'Ambrosio, un progetto che offre esperienze di ecoturismo. La nostra idea si basa sostanzialmente su 3 parole chiave: relazioni, narrazioni e sostenibilità. La nostra idea di impresa è quella di poter promuovere in Italia, dal momento che ne manca, ad oggi non c'è questa risorsa, promuovere delle esperienze di ecoturismo. Significa avvicinare i visitatori, i clienti al territorio, attraverso dei percorsi che non solo permettano la scoperta del territorio stesso, ma che di fatto vanno ad incentivare delle attività formative, la creazione di workshop e sensibilizzare rispetto alla materia ecoturistica. L'ambizione è alta, volete diventare la prima app di ecoturismo in Italia, insomma siete ambiziosi. Beh, è un tentativo comunque di portare un'alternativa in Italia, quindi di diffondere sicuramente l'ecoturismo, di diffondere una sensibilità ecologica e soprattutto un'azione volta alla promozione del territorio, quindi all'ulteriore valorizzazione del territorio, a maggior ragione del territorio marchigiano. Come festeggiate? Beh, sicuramente adesso andremo a mangiare fuori tutti insieme, soprattutto anche con gli altri ragazzi dell'UCI, con i quali ci siamo trovati benissimo, abbiamo legato molto, abbiamo collaborato, avuto un confronto continuo, quindi
la vittoria per la fine del percorso è di tutti e festeggeremo insieme. Che esperienza è stata? È stata una bellissima esperienza, super informativa e formativa. Soprattutto abbiamo imparato ad utilizzare strumenti che non usiamo mai, quindi è stata veramente molto molto utile. Non è stato semplice perché veniamo da un anno particolare, anche dalla pandemia possono nascere delle idee buone. Sì, infatti ci siamo ritrovati dopo un anno in cui veramente eravamo provati e insieme abbiamo riscoperto di avere questo grande amore per il territorio, per cui effettivamente è una sfida importante, però ci teniamo a far conoscere quella che è la nostra storia, la nostra cultura. L'idea vincitrice sarà valutata da esperti per capire come portarla a un livello di applicazione concreta attraverso il sostegno finanziario di UniMC e la consulenza della BP Cube. La squadra ha vinto anche un workshop di Lego Serious Play. Molto apprezzati dalla giuria anche gli altri 6 progetti in gara. Plurivista, uno strumento di dialogo e confronto tra università, studenti, enti e aziende. Empty, che si propone come impresa di intermediazione e consulenza per le PMI che toccano in maniera più o meno diretta la filiera della canapa, una risorsa naturale che racchiude tradizione, innovazione e sostenibilità. Swipe the Present, che mira alla conservazione di quei saperi antichi attualmente a rischio di estinzione per farne oggetto di connessione con la collettività. UniStrike, una piattaforma di orientamento per i ragazzi delle superiori. Il progetto Strade, un pacchetto creato a livello locale da proporre e vendere alle scuole, comprensivo di una piattaforma digitale su misura. EcoPusk, per riciclare le mascherine chirurgiche simbolo della pandemia, creando puzzle raffiguranti i simboli delle marche.